della Dewalt. La macchina consente di sparare sia su mattone che su calcestruzzo che appunto su putrella. Ha la possibilità di sparare chiodi fino a una lunghezza da 57. La macchina monta una batteria da 18 volt 5 A. I chiodi sono esattamente questi, nastrati. Abbiamo tre tipologie di chiodo. Abbiamo un chiodo giallo adatto, diciamo, al mattone con un diametro inferiore. Questa che consente l'applicazione sia su putrella che su calcestruzzo. E poi c'è un chiodo nero dedicato ai carichi pesanti su putrella, appunto. Il chiodo lo andiamo a inserire qui. Sblocchiamo. Dopodiché la macchina ha tre possibilità di regolazione. Partiamo dal mattone fino ad arrivare a putrella. In più ha la possibilità di colpo singolo o colpo multiplo qualora dovesse andare a sparare in successione. Dopodiché, dovesse mai rimanere incastrato il sistema di disparo, posso andarla a sbloccare da questa parte. Anche il naso è totalmente intercambiabile, posso appunto andarlo a estrarre e mettere l'accessorio più adatto all'applicazione che vado a svolgere. Se vogliamo fare un test di sparo. Il chiodo si pianta perfettamente. Ora non abbiamo fissato niente, però se andassimo a fissare un qualche tipo di materiale rimane poi a filo. Sono tutti chiodi che sono stati sparati addirittura passando parte parte.